A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. Arrestato un trentenne magrobino per spaccio di cocaina in pieno centro. L'uomo è stato colto in flagrante dai carabinieri mentre vedeva ovuli di cocaina. Il giudice di Modena ha convalidato l'arresto, ma viste le circostanze si va verso il patteggiamento. Per ora il trentenne sarà costretto a presentarsi ogni giorno per obbligo di firma. Sarà inaugurata domani a partire dalle 18.30 la nuova mostra del frate francescano italo-brasiliano Sidival Fila. Prospettive relative, un'esposizione che offrirà agli spettatori una visione distorta della realtà, proprio per far capire come tutto sia relativo, verità compresa. Per tutta la durata del festival è possibile visitare la mostra gratuitamente. La prossima settimana la Delizia Essence sarà aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Costo del biglietto intero 6 euro, ridotto 3. I dettagli nelle interviste. Allora, una esperienza portata in giro per il mondo, soprattutto la città eterna, Roma, adesso una esperienza in una città comunque con un palazzo storico dove le tue opere resteranno per un bel po' e quindi potranno essere viste da tanta gente. Sì, per me è una bellissima esperienza perché lo spazio è uno spazio meraviglioso e poter confrontare lavori di arte contemporanea con degli spazi barocchi, no, è per me un'esperienza molto bella, no? Creare un giusto dialogo tra quello l'esistente e quello che è recente, quello che lo presentiamo in questa esposizione. Quello che è recente, che comunque fa parte della tua prima e seconda vita. Per quanto riguarda la mia attività anche come frate, come religioso e quella artistica, in fondo si tratta della stessa persona, avendo un'unità interiore è possibile poi esprimere un linguaggio che sia univoco e la persona che si esprime non è o il frate o l'artista, nell'integrità della persona. Certo, questo sicuramente. Qual è la peculiarità principale dell'opera che porti avanti? Cioè, la mia ricerca va su diversi aspetti, no? Sia quello del recupero di un materiale o di ridare l'identità a degli oggetti o tessuti obsoleti che hanno la loro storia, il loro tempo, hanno qualcosa da raccontare. Allora, mettere determinati oggetti nella condizione di potersi raccontare. C'è quella ricerca in cui io creo dei colori con delle tele, tessuti in cui il colore è nuovo, in cui c'è una ricerca sul tessuto, una ricerca sulle forme, una ricerca sulla possibilità di sviluppare sempre di più la vibrazione del colore attraverso fili, attraverso pieghe, creando dei movimenti particolari, no? Ci sono tanti elementi, oppure creando degli oggetti che permettono, per esempio come quel grande parallelepipedo che è sulla sala, di vedere oltre l'oggetto in sé, vedere attraverso l'oggetto e poter vedere gli affreschi velati, no, da questa struttura, da questo oggetto, creando delle possibilità interpretative diverse. No? Chiudiamo con una questione, una domanda personale. Origini brasiliane ma DNA italiano, cosa rimane dentro di più? Mi sento un brasiliano in Italia, mi sento italiano, profondamente italiano e poi coincidentemente anche di queste parti, perché il mio nonno paterno era di Poggio Rusco, allora emiliano, allora sono tornato a casa, dopo. Mi sento a casa qui. Ecco. Ha inaugurato oggi la Galleria Mazzini la nuova mostra di Juan Eugenio Ochoa intitolata Svelare, con tanto di performance musicale di Nicolas Demon e DJ set di Andrea Nocetti. La mostra, in linea con il tema del Festival della Filosofia, sarà visitabile da oggi fino a mezzanotte e rimarrà aperta anche nel weekend, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 21. Iniziato oggi il Festival della Filosofia 2018. Sassuolo, così come Modena e Carpi, al centro dell'attenzione degli appassionati che arrivano da tutta Italia. Le lezioni si terranno in Piazza Garibaldi e Piazzale Avanzini. Ed ora passiamo allo sport. Continua la preparazione dei neroverdi in vista della complicata trasferta in casa della Juventus. Per la gara contro i campioni d'Italia, mister De Zerbi potrà contare anche sul capitano Francesco Magnanelli, al rientro dopo un lieve infortunio. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento a lunedì. Buona serata!
Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.